Amici di Mattina 9, e allora continua il nostro momento alimentare della giornata, anche perché oggi, lo ricordiamo, lo abbiamo detto già in apertura, è la giornata mondiale della pasta e parliamo quindi di dieta mediterranea. Siamo portati sempre a pensare che equivalga un po' al miscuglio tra pane, pasta, ma anche alimenti che portano con sé proteine, quindi carne, pesce e quant'altro, ma oggi però vogliamo scoprire invece scientificamente che cosa significa dieta mediterranea. Introduco subito il mio ospite per fargli appunto questa domanda. Parliamo di Ferdinando Flagiello, che è amministratore delegato Consorzio Promos Ricerche. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutte le telespettatrici e i telespettatori di oggi. Ha detto prima telespettatrici, Mary, questa volta. Sì, perché il pubblico è soprattutto femminile, ma anche maschile. Dieta mediterranea, scientificamente, tecnicamente, che cosa vuol dire? Ma dobbiamo dire subito che la dieta mediterranea, come dice il termine dieta, non significa mangiare, significa stile di vita, perché deriva appunto dal greco e la sua traduzione è appunto questo, è stile di vita. Dieta mediterranea quindi non è soltanto l'approccio ad un alimento o a più alimenti che caratterizza il nostro territorio, la nostra regione, il nostro paese, ma un approccio ad una cultura, ad una tradizione, ad un modo di essere all'interno di un contesto rappresentato appunto dal territorio che confina, diciamo, l'area della dieta mediterranea. Una dieta mediterranea che comunque conta degli alimenti, quali dicevamo prima, pane, pasta ed altri. Ce li puoi enumerare? In cosa consiste veramente? Sicuramente una serie di alimenti che nascono e vengono prodotti dal nostro territorio, da questa magnifica area, quindi prevalentemente sono cereali, sono legumi, sono ortaggi, sono appunto i farinaci, ma anche il mare, quindi anche il nostro pesce, il pesce azzurro appunto, che è caratteristico del nostro mare, del nostro territorio, rappresenta un alimento importante nella dieta mediterranea. Benissimo, quindi tutto ciò che è prodotto dal nostro territorio. Sì, diciamo che anche la dieta mediterranea è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità addirittura nel 2010. Ha avuto questo riconoscimento e io chiedo a lei, e poi lo chiediamo anche al pubblico partenopeo, ma la dieta mediterranea è veramente considerata la migliore dieta al mondo? Ma non so se è la migliore, ma sicuramente ha delle caratteristiche tali che consentono a chi ne fa uso, diciamo, della dieta, ma soprattutto dello stile di vita, di poter vivere più a lungo. Questo è certificato ormai da anni che sui nostri territori abbiamo una lunga longevità, soprattutto nell'area del Cilento, che è il luogo dove appunto è nata questa azione, questa attività. Chiediamolo anche al pubblico partenopeo. La dieta mediterranea secondo voi è davvero la migliore dieta al mondo? Vediamo che cosa hanno risposto. Io vivo da 77 anni in funzione della dieta mediterranea. In che cosa consiste? Penso che tutti lo sapranno. Pasta, pesce e verdura. Una, massimo due volte al giorno. La mattina nemmeno il caffè. Un ginseng e una bella ragazza. Basta. Sì, penso che possa apportare dei benefici a livello totale del corpo. Ovviamente abbinata sempre a un'attività fisica adeguata. Io l'ho fatta un paio di anni fa, mi sono trovata benissimo, ho perso 20 kg e mi sono trovata benissimo. E per me penso che è la migliore. Credo proprio di sì, perché è la dieta che applico sempre tutti i giorni. Poi qua a Napoli abbiamo tutte le cose, per tutti gli ingredienti per una dieta mediterranea. E allora, dottore, pareri concordi a quanto pare circa la dieta mediterranea, certo. Una dieta che però, lo abbiamo detto, conta insomma i prodotti della nostra terra, ma che deve essere in qualche modo certificata. Deve essere certificata attraverso una prassi, è lì che entrate un po' voi in gioco con il vostro consorzio. Sì, dice bene, perché dopo il 2010, come appunto veniva detto prima, che fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, la prassi di riferimento ha anche avuto un riconoscimento giuridico in Regione Campania con una legge regionale, e questo ci ha indotto anche, alla luce di un'attività che noi svolgiamo sulla sicurezza proprio alimentare, che è anche un altro tema molto importante che dobbiamo non mai dimenticare, ci siamo occupati un po' di trovare una soluzione, una sorta di norma che potesse meglio disciplinare la dieta mediterranea. E abbiamo, attraverso l'UNI, che è l'ente nazionale di certificazione, imbastito un percorso che parte appunto, come appunto diceva lei, dalla prassi di riferimento della dieta mediterranea, per poi poter sfociare nel tempo in una norma e chissà in una legge dello Stato. In che cosa consiste trovare questa prassi di riferimento? Non è trovare, abbiamo messo su una commissione fatta di esperti, da professori universitari, da cultori della materia, da agronomi, da ingegneri, da scienziati del CNR, che hanno
avuto modo di incontrarsi e iniziare a scrivere un documento. Ecco, questo documento l'abbiamo portato avanti, è stato sottoposto al vaglio di Alluni e a giorni verrà pubblicato. Documento che credo descriva un po' quali sono gli alimenti che possano far bene, quali invece no, che definiscano un po' quali sono le linee guida anche per la sicurezza alimentare. Sicuramente, partiamo dagli alimenti, partiamo dalla sicurezza, dalla conservazione degli alimenti, anche rispettando le regole e le tradizioni del nostro territorio e quindi le nostre culture, le nostre passioni, e andando avanti su questa strada arriviamo sicuramente a dei prodotti che hanno delle caratteristiche di genuinità che, diciamo, ci hanno accompagnato nel corso di questi anni. Cosa cambierà in sostanza per i consumatori una volta ottenuto questa legge di riconoscimento? Non solo i consumatori, ma anche tutti gli operatori del settore possono avere quindi un documento al quale potersi confrontare, fare riferimenti e quindi avere un canovaccio su cui poter contare e seguire per, diciamo, le proprie attività. Sai Mario che spesso e volentieri quando si va nei ristoranti c'è questo cartello qui dieta mediterranea, però noi non sappiamo se realmente poi la regolamentazione proprio riferita a questo argomento li includa, ecco, in qualche modo. E allora chiederei al dottore come fare per essere certi che quello che andiamo a consumare non è pericoloso in qualche modo? Ma un riferimento al cartello dieta mediterranea fuori ai ristoranti, beh, è un modo di fare, di approccio in cui vengono messi in approssimativo evidenza, sì, diciamo, i prodotti tipici della dieta mediterranea. Oggi non esiste una norma che disciplina bene la dieta mediterranea, lo stiamo facendo, è un percorso che inizia proprio in questi giorni, contiamo appunto nel corso del tempo di poter offrire quindi a tutti gli utilizzatori e i consumatori un punto di riferimento di sicuro interesse. Per cui non esiste ancora un documento ufficiale in merito? È questione di giorni. Attendiamo. Per quanto riguarda la prassi di riferimento. Attendiamo con ansia. Dovremmo avere in collegamento telefonico, se la regia mi dà il placet, la nutrizionista Barbara Esposito Vulgo Gigante. Buongiorno, è con noi? Sì, buongiorno. Salve, buongiorno e benvenuta a Mattina 9. Dottoressa, benvenuta, stiamo parlando dunque della dieta mediterranea con il dottore qui presente e io chiedevo a lei da nutrizionista quali sono effettivamente gli apporti nutrizionali della dieta del Mediterraneo. Allora, per quanto riguarda gli apporti, sicuramente bisogna sempre valutare il soggetto, bisogna valutare il metabolismo, ovviamente l'attività che effettua ovviamente il soggetto, non è che deve essere uguale per tutti gli apporti sicuramente. Le caratteristiche settimanali e giornaliere sicuramente devono essere comuni con tutti. Poi vabbè, io applico un metodo un po' diverso, ho fatto una sorta di rivisitazione della dieta mediterranea, anche perché oggigiorno con tutti i prodotti raffinati che ci sono tutti questi benefici non ci sono più. Che vuol dire approccio diverso? Diverso nel senso che l'utilizzo di tante farine oppure che prevede ovviamente la dieta mediterranea come oppure l'utilizzo di prodotti contenenti lattosio non danno tutti questi benefici. Molte persone oggigiorno sono intolleranti sia al glutine che al lattosio, quindi io almeno per quanto mi riguarda sia i soggetti intolleranti che quelli non intolleranti vado a eliminare questi prodotti perché comunque creano un po' delle irritazioni anche a livello di vini intestinali. Dottoressa, mi sembra di capire da come lei sta esponendo insomma la questione che bisogna rendere un po' più moderna la dieta classica mediterranea, è questo che intende dire al pubblico di Mattina 9? Sì, sicuramente la dieta mediterranea è patrimonio dell'UNESCO e ha dei principi che sicuramente non sto qui a criticare. Però ovviamente, dato che comunque si evolvono i prodotti, bisogna rivisitare e rivedere anche un po' la dieta mediterranea, sotto alcuni punti di vista, di prodotti, non tanto di principi. Intanto, dottoressa, un'ultima domanda. Volevo chiederle, anticipato insomma, nel lancio Claudio ha detto che l'aspettativa nell'utilizzo di questo stile di vita, quindi l'adottare la dieta mediterranea, permetterebbe una longevità della propria vita. È vera questa cosa oppure è un mito da sfatare oppure no? No, assolutamente sì. È stato comunque, ci sono delle statistiche che dimostrano questo dato. Assolutamente sì, possiamo solo confermarlo che mangiare dei prodotti sani dà la possibilità di prolungare anche la vita, ma valutare anche la qualità di vita, non solo la durata. E penso che la selezione di alcuni cibi, ulteriore selezione di alcuni cibi, permetta anche una qualità maggiore. Dottoressa, un'ultima battuta, quali sono le proprietà nutrizionali specifiche di una dieta mediterranea classica?
Non ho capito, Claudio, scusami. Quali sono le proprietà nutrizionali specifiche che determina una dieta mediterranea classica? Mangiare determinati alimenti settimanalmente, tipo tot di volte la carne rossa, mangiare tre porzioni di verdura oppure di frutta al giorno, in questo senso qui mi fai la domanda? Parlavamo proprio di proprietà nutrizionali, ecco, che genera una dieta mediterranea di questo tipo. Sicuramente dà la possibilità di assumere tutte le vitamine necessarie, questo sicuramente, mangiando secondo la dieta mediterranea, perché oggigiorno sono persone che assumono anche sostituenti del pasto e questo è sbagliatissimo. Cioè, ovviamente, ti ripeto, la dieta mediterranea dà la possibilità, in base al soggetto, di assumere tutti i macronutrienti e quindi le calorie, a livello di calorie è soggettivo, proprietà nutrizionali, tutte le vitamine, sali minerali. Grazie per il suo intervento. Ringraziamo la dottoressa Barbara Esposito, vulgo gigante, nutrizionista, e per il collegamento telefonico. Grazie, dottoressa. Grazie ancora. Ciao, Claudia. Salve. Dottore, mi sembra di capire, come ha detto anche la dottoressa, quindi è anche una dieta soggettiva. Quindi Sicuramente la dieta deve essere sempre personalizzata, non si può essere una dieta generalizzata. Sono prodotti che fanno bene comunque a tutti, questo è il messaggio che deve essere sicuramente dato, e che i nostri prodotti soprattutto hanno delle caratteristiche organolettiche che sicuramente consentono, come avete detto precedentemente, anche una longevità per la presenza appunto di polifenoli e quant'altro. Questo ce l'auguriamo intanto. Ci auguriamo ovviamente anche l'esito positivo di questa classe di riferimento di cui lei ha tanto parlato qui a Mattiano, e magari verrà nuovamente a trovarci poi per darci conferma. Grazie mille, ringraziamo il dottor Ferdinando Flagello, amministratore delegato Consorzio Promos Ricerche. Grazie per essere intervenuto a Mattiano 9. Restate con noi perché adesso c'è il nostro Espedito Pistone con il Life Coach, quindi buoni consigli per condurre una vita, possiamo dire, sana. Che serve questo un punto. Life Coach? È importante. Vediamo vita. L'intervento. Vediamo che cosa di dice Espedito. Adesso la pubblicità, tra poco.